Intanto buonasera a tutti i colleghi che hanno la pazienza di seguirci in questa strada. Mi rendevo conto nel corso dell'esposizione, almeno in quest'ultima, per via delle splendide scelte fotografiche, non può che produrre afflizione. Sono tematiche queste che rimandano l'una all'altra e che parlano di un nucleo di temi dentro la storia del Novecento che è estremamente caldo e sensibile e del quale noi non possiamo fare a meno per offrire chiavi interpretative ai nostri allievi, ma che non sono per fortuna tutto intero il Novecento. Quindi ci dovete scusare se oggi insistiamo su questi aspetti, che sono la ragione che ci hanno condotto qua, una ragione che si cercherà di accennare, ma senza esaurirla. Diceva Claudio Vercelli, ci saranno delle altre opportunità, gli approfondimenti nei gruppi classe, ulteriori riunioni presso le scuole, i corsi che gli istituti storici della Resistenza tradizionalmente fanno e la disponibilità di tutti i soggetti che vedete qua e degli istituti di essere sponda per i lavori che i vostri ragazzi vorranno fare. È indubbio però che una frase mi veniva in mente quando stavo sentendo questo insieme di cose. Diceva Raymond Queneau, in un momento particolare della storia francese, dal 1942, che senza l'infelicità degli uomini la storia non esisterebbe. Era un'affermazione piuttosto icastica, che si giustificava anche con il fatto che lui si ritrovava tra i perseguitati durante una dura occupazione tedesca, però è certamente vero che la nostra attenzione deve arrivare a trovare nella fenomenologia e nell'ermeneutica della violenza del Novecento, che i colleghi bravamente hanno illustrato, una degli elementi fondanti, ma che andrà poi, come dire, situato in un contesto per fortuna dotato non solo di queste tonalità. Parto dalla citazione del lavoro di un sociologo a cui noi storici dobbiamo molto comunque, ed è stato citato in chiusura da Vercelli nella sua relazione. Nell'89, un momento particolare per le discussioni intorno alla Shoah, un grande dibattito era in corso in particolare in Germania tra gli storici tedeschi, ma una generale ripresa di attenzione sulla Shoah si poteva ritrovare anche nel nostro paese. In un libro, Zygmunt Bauman, Modernità e Olocausto, dà voce a quella che è una rinnovata ricerca di senso sulla Shoah e che attraversa campi diversi, l'antropologia, la sociologia e la storia. Lui, grande sociologo, in realtà rivolge, come dire, uno strale ai suoi colleghi e va alla ricerca non tanto di che cosa la sociologia possa dire della Shoah, ma quanto la Shoah possa insegnare alla sociologia. E per allargamento direi è in realtà questo il tema dei temi, cioè che cosa la Shoah possa insegnare alle diverse discipline e a noi loro fruitori. Quello che a me interessa in particolare di quel suo lavoro, ricchissimo di elementi, è un'immagine facile che rimane nella mente di tutti coloro che hanno incontrato quel libro, e egli indica la Shoah come una finestra nella storia in grado di svelare panorami che in precedenza erano nascosti al nostro sguardo, direi pigro sguardo, rivelando le potenzialità distruttive della modernità in particolari condizioni, non certo come condizione necessaria, questo deve essere chiaro, non come condizione ineluttabile, ma come possibilità, individuando con ciò il carattere ambivalente di progresso. Questo mi richiama un'altra citazione utilissima che viene da Herbert Marcuse, Eros e civiltà, ripreso da Enzo Traverso in uno dei suoi molteplici illuminanti libri su queste tematiche. I campi di concentramento, dunque, gli stermini di massa, le guerre mondiali e le bombe atomiche, non come la ricaduta nella barbarie, ma come il compimento non represso di ciò che le conquiste moderne offrono all'uomo nel campo della scienza e della tecnica e nell'esercizio del potere. E ciò in particolari condizioni che sono già state ampiamente illustrate, che prevedano, come nel caso della Shoah, dittature, guerra, occupazione territoriale e
conseguentemente, in questo specifico caso della Shoah, un universo concentrazionario all'interno del quale si realizzarono quegli elementi che vanno connotando il punto più alto del paradigma dell'esclusione, quantomeno della storia novecentesca, quella che finora abbiamo visto, e a cui contribuivano tutti gli strumenti più avanzati della società industriale. Vale la pena di enumerarli: lo Stato, la burocrazia, i trasporti, la fabbrica, l'ideologia. Ciascuno di questi è un elemento di progresso, ma sappiamo che potenzialmente possono essere l'opposto. Di qua l'origine della mia premessa alla mia conversazione. Bauman concludeva su questo, taglio molte cose per le ragioni che sappiamo, la fretta che noi abbiamo, ma ci possiamo ritrovare. La Shoah, lui la definiva l'olocausto, parola che noi non amiamo adoperare per questo senso di un disegno che ci possa star dietro, quasi divino. Comunque, la Shoah fu pensato e messo in atto nell'ambito della nostra società razionale moderna, nello stadio avanzato della nostra civiltà e al culmine dello sviluppo culturale umano. Ecco perché è un problema di tale società, di tale civiltà e di tale cultura. Per questo l'autoassoluzione della memoria storica moderna è più di un'oltraggiosa noncuranza per le vittime del genocidio. È anche il segno di una cecità pericolosa e potenzialmente suicida. Dunque, io credo che se noi andiamo a seguire le piste che sono state aperte dai relatori che mi hanno preceduto, noi dovremmo avere il tempo di individuare all'interno del discorso che sta almeno nella prima parte della traccia numero 3, l'accumulo e l'esplosione di questo fenomeno della Shoah, la sconfitta e l'assopimento e la ripresa del paradigma in un mondo che non la dovrebbe più conoscere. Questo però non è nelle nostre possibilità di ora. Tuttavia, passando a un elemento che è strettamente collegato a quello, direi che per noi è importante, nell'avvicinare la tematica, individuare il novum che si viene ad annunciare nell'evento Shoah e i processi che disvela. Come scriveva Marco Revelli diversi anni fa, anche qua, con delle frasi estremamente ficcanti ed efficaci, ogni evento è riconducibile a un processo che si è venuto accumulando all'interno del tempo, sotto la superficie delle cose, come uno spostamento tettonico, come un terremoto che accumula l'energia che si manifesta subitaneamente e che immediatamente si manifesta con stupore di chi si ritrova a fronteggiarlo. Ma l'evento, quell'evento lì, non si esaurisce nel processo che contiene, nelle forme in cui si manifesta, perché c'è un elemento di annuncio, di inedito, di fenomeni che prima, per nostra pigrizia o per nostra incapacità, non erano visibili. Posso fare una piccolissima parentesi? Voi dove eravate l'11 settembre del 2001, quando di colpo ci viene a cambiare la storia? Là c'è un lungo evento, io non ho tempo di ragionare su queste cose, però sono i conflitti tra nord e sud del mondo, d'accordo? Ma le forme attraverso le quali questo si viene a manifestare rivelano dell'altro, che stanno direttamente a spiegare perché là e allora e alle Twin Towers va a colpire quel determinato aereo. Dunque specificando delle ragioni di carattere eminentemente storico. Perché dico questo? Noi abbiamo la necessità, e questo però vale per tutti gli elementi che stanno all'interno del curriculum di storia, non del programma, per favore, del curriculum di storia, la necessità di trovare una dimensione che degli eventi parli senza trascurarli, perché sono quelli che ci danno il lì e ora, cioè ci danno una dimensione storica e non metastorica. Prima è stato citato Hilberg, ma senza la sua anatomia del crimine noi ne sapremmo niente, io credo, della Shoah. Noi abbiamo la necessità di vedere il processo che vale come accumulo di questa forza terrificante che è di creazione di un paradigma dell'esclusione, di reificazione dell'altro, e l'evento in se stesso. Se potessi ragionare, dovrei riprendere molti elementi che sono stati detti,
e mi permetterei di andare più indietro nel tempo, fino al 1870 magari, una stagione di accumulo degli elementi che sono stati bravamente illustrati dai miei amici, ma che all'interno delle politiche coloniali, di quella che un tempo sarebbe stata chiamata l'età suprema dell'imperialismo, aveva creato una disparità tra uomini e sottouomini. E tutti i trattati che cercavano di umanizzare la guerra, 1897, 1899, 1907, cercavano di rendere umano quello che umano non era. Si cercava di tenere fuori da quelle che si sarebbero chiamate un tempo le cittadelle dell'imperialismo i frutti nefasti della guerra. Le pallottole dum dum si potevano adoperare nella caccia al gros gibier, nella caccia grossa, o contro i selvaggi delle guerre coloniali. Ma del resto era Spencer che nel 1830 aveva detto: chi si mette di traverso al cammino inarrestabile dell'umanità va sradicato. Stiamo parlando della nostra cultura e io vi do altra afflizione con questo tipo di discorso. Allora, se però ritorno sull'evento, lasciatemelo citare per un attimo il nostro Rao Hilbert, 40 anni di studi intorno a questo tema, senza scottarsi, senza bruciarsi, perché come dice giustamente Alberto Cavaillon, che della Shoah è un grande storico, studiare lungamente la Shoah è qualcosa che brucia. Hilbert ha fatto una cosa diversa, è diventato un anatomopatologo e ci ha dato, come dire, una fenomenologia di quella barbarie dalla quale io distillo alcuni elementi: la definizione dei soggetti da colpire, la separazione di quel gruppo sociale dal corpo sociale, la segmentazione della società progressiva, le restrizioni nei confronti di questi soggetti, licenziamenti, restrizioni di diritti, di possibilità della vita quotidiana, l'espropriazione dei beni e infine la distruzione. Con quei tre soggetti di cui parlava prima Vercelli, carnefici, vittime e spettatori, sui quali però il suo sguardo è impietoso. Io lascio da parte un momento le vittime, perché nel mio discorso non sono al centro, dovrei parlare di una pluralità di vittime, come si legge nella traccia a cui vi rimando, che Enzo Traverso illustra con le sue parole. Carnefici uomini normali, uomini come il comandante Höss, che la sera ritornava dal suo stancantissimo lavoro e prendeva sulle ginocchia il proprio bambino, facendolo saltare, come qualunque buon padre di famiglia. Peccato che il suo lavoro fosse un altro. Ma quello è un caso estremo. La mediazione dell'azione, di cui parla proprio Zygmunt Bauman, cioè il fatto di segmentare la catena di comando e delle azioni, per cui io firmo un foglio, io non mando via nessuno nei campi di concentramento, è un elemento legato all'indifferenza, all'insensibilità e all'obbedienza, che dicono molto delle nostre società civili, il girar la testa dall'altra parte. Gli spettatori, inerzia, indifferenza, una parola emersa bene in una delle riunioni più recenti sui temi della Shoah tenutasi in consiglio provinciale a maggio-giugno per merito del Cesedi. Adriano Zapparin, non lo conoscevo, uno psicologo padovano, che ha fatto una relazione interessante su questi temi. Lo dico solo per rendere le cose che in giro prendiamo. Io non so più quello che ho pensato originariamente, quello che ho appreso. Probabilmente è tutto di lì che viene. Ebbene, su questi elementi io credo che dovremmo tenere la nostra coscienza e la nostra scienza ben vigile, perché di questo siamo destinati a riparlare tra breve. Allora, si tratta di cercare di illustrare qualcosa della seconda parte della traccia, che è poi il cuore del discorso che consegniamo ai vostri ragazzi. E vediamo un po' come indagare il presente alla luce di Auschwitz, con una grande attenzione alle differenze di contesto e di scala, se parliamo delle nostre società democratiche e in pace, quantomeno nei loro confini prossimi ed europei,
che non consentono di parlare di riedizione di Auschwitz nel suo intero paradigma, ma noi abbiamo bisogno dell'intero paradigma di Auschwitz per spaventarci e temerne una riedizione. Non fu così per Primo Levi, forse probabilmente anche per noi può bastare qualche segno. Quello che ci serve, e riprendo degli elementi che stanno all'interno di un libro che per chi vorrà sarà disponibile alla fine di questa riunione, conseguenza di un convegno che nel 93, 20 anni fa, in questa sala si tenne, che era Shoah e deportazione nella didattica della storia, e dove presero la parola molte delle persone che stavo citando. Là uno dei relatori parlava della necessità di possedere uno sguardo denormalizzato sul nostro presente, sulla società che ci circonda, uno sguardo capace di riconoscere nel passato, nel contraddittorio presente, le ragioni che giustificano per l'appunto il timore che fu di Primo Levi. E dicevano sia Jean-Michel Chaumont e Yanis Tanasekos, entrambi allora impegnati all'interno della Fondazione Auschwitz di Bruxelles, che è una necessità troppo spesso dimenticata, quella di saper guardare alla realtà attuale, così come ai temi e ai problemi che la caratterizzano, con uno sguardo autenticamente vigile, consapevole, che non dia il mondo per scontato. Sentitele però queste parole: dare il mondo per scontato è ciò che noi facciamo per necessità anche psicologica, nel momento in cui ci guardiamo in faccia la mattina, e chi di noi si deve fare la barba si fa la barba, e come se le cose non potessero essere altrimenti di come noi le vediamo scorrere sotto i nostri occhi, con il senso delle ingiustizie che di volta in volta percepiamo e che immediatamente noi rimuoviamo. Il dare il mondo per scontato sta all'interno delle parole di cui parlava Hilberg. E se noi non abbiamo queste diverse lenti che denormalizzano il nostro sguardo, che dà una presa diversa sulla realtà presente, non sapremo mai riconoscere i segni distintivi dei fenomeni, dei processi che noi possiamo rimandare ad Auschwitz. E saltando una serie di cose, perché devo correre anch'io, vi dico solo più questa su questo tema, poi ancora un pezzettino. Secondo Tanasekos, o Tanasekos, come qualcuno lo voleva chiamare, la negazione dell'altro, la sua reificazione, è la base dei meccanismi di esclusione che condussero ad Auschwitz, connotanti il nazismo. Però, contrariamente a quel che si pensa, la maggiore difficoltà pedagogica non consiste nell'analisi e nella presentazione dell'universo concentrazionario come paradigma limite di questa configurazione reificatrice dell'uomo, bensì nel fatto che nel suo meccanismo elementare tale configurazione è presente e attiva nel funzionamento normale delle nostre società. Dunque è qua il punto. Io vi posso ragionare, parlare, esporre, commuovere su tutto ciò che Auschwitz è senza che entri in crisi il mondo di valori, di sentimenti che coltivate. E allora io credo che in questa denormalizzazione dello sguardo, che cosa ci insegna la Shoah a noi sociologi, diceva il nostro amico Bauman, che cosa insegna la Shoah a noi storici, a noi insegnanti, a noi uomini e donne di questo presente? Educare contro il principio di Auschwitz significa dunque rintracciare, inseguire in noi stessi e in tutte le attività sociali le molteplici manifestazioni e infiltrazioni di questo genere di coscienza che degrada gli altri e noi stessi in modo insidioso, impercettibile, al rango di mezzi e di cose. Bene. È possibile che noi attualizziamo questo nel nostro presente? Ma se lo facciamo su degli ambiti lontani è molto facile. La collega Sasso tra breve ci parlerà di cose che noi abbiamo perfettamente individuato come elementi che a quel paradigma si connettono. Se parliamo di Ruanda, se parliamo di Bosnia, tutto sommato ci è facile riconoscere le matrici di quegli eventi. Se parliamo di altri paesi, è abbastanza facile. Pensate sulla questione dei Rom, tanto per fare un esempio, negli anni 50-60 la nobilissima Svizzera aveva una misura segreta in base alla quale sterilizzava le donne Rom. Mai sentito niente di questo? E allora su questo magari una reazione ci viene per dire: tu guarda, questo è quello, mi sembra che stiano vicini. Se penso a Laurent Fabius, primo ministro della nostra sorella Francia,
che in questo momento sta alle prese con dei problemi drammatici sulla questione dei Rom, perché in Francia hanno anche degli alti numeri, e sulla questione dell'abolizione dei campi illegali, metteteci le virgolette intorno ai legali, e il suo ministro dell'interno si è impegnato moltissimo in questa campagna, trovando le rampogne dell'Europa che dice: attenti voi, andate per quella strada e noi vi sanzioneremo, perché anche quel popolo è parte dell'Europa, ricordatevelo. Il 77% dei francesi, secondo i sondaggi, dice: viva il nostro ministro dell'interno. Se ragioniamo su queste cose, forse alcune parentele ci vengono più facili. Se andiamo a vedere nel nostro interno, nella nostra vita quotidiana, diventa più difficile. Allora permettetemi di rifugiarmi dietro un caso che è abbastanza poco contestabile. Franco Basaglia, 1967, contro le istituzioni totalizzanti, i manicomi, una stagione di grande modernizzazione del nostro paese, di grandissime contraddizioni, di grandi ingiustizie. Pensate alla condizione degli handicappati in quegli anni, oppure pensate alla condizione carceraria. 1975 cambia quello che durava dal tempo del fascismo ancora come regime carcerario, fondamentalmente punitiva. E non mi pare che la situazione oggi si sia ribaltata nel suo contrario, cioè in un qualche cosa che non interpella le nostre coscienze. Però tutti questi sono esempi che, se vorrete, andrete ad analizzare voi con i vostri ragazzi. Io non mi tiro indietro, ma adesso non ho tempo. Franco Basaglia, in un'analisi che è presentata in una maniera magistrale, una lezione realmente magistrale di Massimo Bucciantini, nel novembre del 2010, qua a Torino, è tutto in bibliografia, nell'ambito delle annuali lezioni Primo Levi, della Fondazione Primo Levi, ha messo in luce come all'interno di che cos'è la psichiatria del 67 e nella quarta di copertina egli riprenda uno dei grandi esperimenti che costellano le pagine di Se questo è un uomo. Si immagini ora un uomo a cui, insieme con le persone amate, vengono tolti la casa, le sue abitudini, i suoi abiti, tutto infine, letteralmente tutto quanto possiede. Sarà un uomo vuoto, ridotto a sofferenza e bisogno, dimentico di dignità e discernimento, poiché accade facilmente a chi ha perso tutto di perdere se stesso. Accanto a queste parole, le altre un po' più freddine, dette nel 52, perché quella è una pagina gloriosa del nostro paese, la capacità di chiudere i manicomi, ma nel 52 degli psichiatri francesi avevano già aperto la via, e citando uno di questi aggiunge queste tre righe: se questi malati sono più duramente trattati degli altri è perché si tratta di malati senza difesa, senza voce e senza diritti. Sono vittime di pregiudizi e ingiustizie, ma questi pregiudizi e queste ingiustizie non concernono affatto la natura della follia. Il libro di Basaglia diventa un manifesto per l'antipsichiatria italiana e per tutto il movimento di contestazione che in quegli anni imperava. Se questo è un uomo, diventa un vero e proprio viatico per il movimento antipsichiatrico. Ma questa cosa non piace a Primo Levi, a quel Primo Levi di allora, che quasi silenziosamente dissente, non lo dice con grande fiato, come era lui. Tuttavia, dice di saperne troppo poco per poter pensare che avesse ragione Franco Basaglia. Aveva però chiaro questo, che lì si aveva l'intenzione di difendere la società dagli alienati, nei confronti di quello che gli alienati potevano fare, come se la malattia appartenesse a loro, a solo loro, e non alla società, e questa è una arretratezza di pensiero. Mentre invece nei campi di sterminio la gente la si voleva ammazzare. A me, devo dire, in questo caso poco importa se noi dobbiamo aderire a quel pensiero. Io sono confortato da un'altra cosa, che Primo, all'interno del suo ultimo libro, I sommersi e salvati, parli di come la zona grigia invada l'intera società civile, trapassando dai campi alle logiche di pace e del mondo civile, e che anche la zona grigia vada cercata al di fuori di questa. Devo dire che però
per noi è stata una grande lezione quella di Primo Levi, ma noi dobbiamo andare avanti con le nostre gambe. Noi che siamo insegnanti, dico noi, e che abbiamo il compito di condurre i nostri ragazzi ad analizzare un presente molto spesso inafferrabile, e pur tuttavia sul quale va posato lo sguardo. Io credo che se si tratterà di fare questa traccia, si tratterà di tenere insieme ciò che fu nella sua essenza la Shoah, per evitare delle banalizzazioni. Non è che uno debba soffermarvisi più di tanto, ma da quei calchi sapere individuare che cosa nella società presente, come diceva Thanasekos, con quelle lenti particolari di cui noi ci dobbiamo dotare, ritroviamo traccia e, come dire, preoccupante fermento. L'uovo del serpente in realtà non ha mai smesso di schiudersi, sta a noi a vedere dove si è schiuso. Grazie.